Il passo che oggi vi propongo è tratto dall'Agamennone di Eschilo. Siamo nel quinto episodio, precisamente ho scelto i versi 1372 e 1406. Se dovessimo trovare un titolo a questo passo, il titolo giusto sarebbe Il trionfo di Clitemnestra. Immaginiamoci la situazione. Si aprono i battenti. Nell'atrio si scorge disteso Agamennone in un mare di sangue e accanto gli sta il cadavere di Cassandra. Tra i due cadaveri c'è Clitemnestra, lei l'artefice della strage, eretta, in piedi, trionfante, con la spada ancora in mano, una spada che gronda sangue. Clitemnestra è stata la protagonista assoluta di tutto il dramma. Qui siamo al quinto episodio, quindi siamo ormai alla fine. Clitemnestra impersona il demone malefico della stirpe. Finalmente, dopo anni di attesa, la regina può dare sfogo al suo odio, un odio che ha covato nel petto giorno dopo giorno in tutti i lunghi anni di assenza di Agamennone. È giunta l'occasione, al ritorno di Agamennone, la regina si prepara alla strage, all'uccisione, e gioisce nel tenere in mano quella spada che gronda sangue, si vanta della strage compiuta. Veramente un esempio di grande maestria poetica questo di Eschilo. E la scena del trionfo di Clitemnestra è stata preparata fin dall'inizio. E c'è un crescendo di situazioni, c'è una climax tonale di grande efficacia. E tutto è stato preannunciato fin dall'inizio, la vendetta che Clitemnestra avrebbe compiuto è preannunciata fin dall'inizio. E tutto è studiato a puntino per arrivare poi a questo momento finale. Il vaticinio di Cassandra, le grida poi di laceranti di Agamennone, che poi è ferito a morte, e poi l'uccisione di Cassandra stessa, e poi questa apparizione sulla scena improvvisa di una donna demoniaca, di una donna che tiene alta in pugno la spada che è lorda di sangue. L'episodio che noi oggi andiamo a leggere in metrica e poi a tradurre corrisponde ai versi 1372-1406. Leggiamo ora in metrica il passo. Il metro utilizzato è il trimetro giambico. Per facilitare le operazioni di lettura ho segnato in rosso la vocale o il dittongo su cui ricade l'accento. Pollon paroizen kaerios eiremenon. Tananti eipen ucce e paiscium sesomai, posgar tis extrois extra porsium non filois. Docusin einai per mones archiustatan, fraxeien iupsos e creison ec pedematos, e moi dagon, o duca frontis tos palai, nec es palaia selse sum chronogemen, esteca dense paese e pec sergas menois, uto de praxa, caeta ducar nesomai, os mete feugen, meta miune staimoron, apeiron amfi blestron osper ixuon, peristi chizo, pluton eima tosca con. Paio de nindis, can duoin omogmatoin, mezecen autu cola, cae peptocoti, triten ependi domi, tuca taxonos, adune cron soteros, eucta ian carin, utoton autu ciumon orma in eipeson, cac fiusi onox eian aima tosfagen, ballei meremne psaca tifo in nias trosu. Cai rusan uden esson e dios doto. Ganei sporetos caliucos en loceumasin. Os ode conton presbos arge ionto de, cairoitan, ei cairoit ego, de peuco mai, eiden preponton oste pis pendein necro. Todan dicaios en, iuper dicos menun,
Toson de crateren domoisca conode, plesassa raion autos ecpinei molon. Saumazo mensu glossan ossa giusto mos, et isto ionde pandri compa seis logon. Peiraste mu gunaicos os afras monos, e goda tresto cardia proseidotas legò sudainen eite. Me psegenze leis, omoion utos estin Agamemnon e mos, posis necros de tes de dexiasceros, ergondi caias tectonos tadot decei. Passiamo ora alla traduzione. Pollon parois en cairio se irmenon tanantiae pein uc apascusseso, ma mi fermo sempre ad ogni punto. Alla mia sinistra ho anche Lexigram che ci consente di fissare bene le flessioni nominali e verbali e questo sicuramente vi aiuterà. Allora, cominciamo con i verbi. Eiremenon è il participio del perfetto, genitivo maschile oppure neutro plurale, di un verbo che vuol dire dire, quindi lego oppure agoreuo, eccolo qui, quindi participio del perfetto medio passivo, eiremenon. Il prossimo verbo è eipein, eipein è facilmente riconoscibile, un infinito dell'aoristo attivo del verbo lego, e epainscusesomai è l'indicativo del futuro passivo, notate la desinenza zesomai, la parte finale, la marca finale zesomai, ze caratteristica del passivo, esomai caratteristica del futuro, del verbo epaischiunomai. Questi sono i verbi. Allora, eiremenon va sicuramente con pollon e metto i due riquadri, i due rettangolini, per far vedere che sono insieme e per far vedere che sono legati anche da un forte iperbato. Che cos'è l'iperbato? L'iperbato è un distacco di parole che generalmente dovrebbero stare vicine. Quindi, delle molte cose dette, pollon e eiremenon, quindi è un neutro, parois en precedentemente, prima, kairios opportunamente, uc epaeschiuzesomai non mi vergognerò eipein di dire tanantia è una crasi per ta anantia, quindi di dire il contrario. Pertanto non mi vergognerò di dire il contrario delle molte cose dette prima opportunamente. Posgartis extrois extra pursunon philois docusin einai pemonesse archiustatatan afraxeien iupsos creison ecpedematos. Qui abbiamo un punto interrogativo. I verbi sono porsiunon, che è un participio del presente, nominativo maschile singolare del verbo porsiuno, attivo. Allora, docusin, analizziamolo bene. Docusin può essere l'indicativo presente, terza persona plurale attivo di doceo, ma ricordiamocelo bene perché questa è un'insidia sempre presente nelle traduzioni, potrebbe essere anche il dativo maschile o neutro plurale sempre del participio presente attivo. Vedremo in questo caso di cosa si tratta. Poi abbiamo fraxeien. Fraxeien è un ottativo dell'aoristo del verbo frasso, eccolo qua, ottativo dell'aoristo terza persona singolare attivo del verbo frasso. Allora, i verbi sono finiti, cominciamo a tradurre, cominciamo con un avverbio interrogativo, pos, che determina, spiega il punto interrogativo finale. Pos gar, come infatti. Tis è il pronome indefinito che fa in questo caso da soggetto, quindi uno, concordato con tis è porsiunon, che vuol dire tramare. Quindi porsiunon, uno che trama. Extra mali extrois ai nemici. È evidente qui l'accostamento di due parole in casi diversi dello stesso termine. Parliamo dunque di poliptoto nominale, extrois extra è un poliptoto nominale. Ecco, come infatti uno che trama mali ai nemici, concordato con nemici, ecco svelato quale delle due forme sia, è docusin. Concordato con nemici è docusin. Posso fare un colore verde che.
ci aiuti, ecco, a concordare le due parole. Ed occusen, che quindi è sicuramente un participio dativo maschile plurale. Quindi nemici che sembrano, docusin, einai essere, filois amici. Quindi nemici, exrois, docusin, che sembrano essere, einai, filois amici. Poi, an va con fraxeien, ampio dativo, ce lo ricordiamo bene, ha valore, no, volevo fare il quadratino solo an, ma non so se me lo consente, sì, an fraxeien è un ampio dativo, ricordiamoci che an ottativo ha un valore di potenziale del presente, quindi an fraxeien, frasso vuol dire tendere, tendere reti, poi vediamo che c'è il complemento oggetto che la indica, quindi potrebbe tendere. Archiustata, archiustata è le reti, le insidie, vuol dire le reti pemones della sciagura. Poi, iupsos, è un accusativo di relazione ad una altezza, concordato con iupsos, che è un nome neutro della terza tipo genus genus. Ecco, ogni tanto mi piace far ripassare anche i termini, quei nomi della terza che sono tanti, sono vari ed è bene sapere bene. Iupsos quindi vuol dire altezza ed è un nome della terza come genus genus, quindi fa iupsos, iupsus. Quindi il nostro iupsos qui è un accusativo, eccolo, di relazione. Concordato con iupsos, che vuol dire quindi ad un'altezza, è creissono un comparativo che in questo caso funge da comparativo assoluto. Comparativo assoluto, ricordiamocelo, è quel comparativo che va vissuto in maniera assoluta, quindi che propriamente non compara, non istituisce un paragone e che può essere risolto in varie maniere. Una di queste è la sproporzione, quindi troppo alta, quindi ad un'altezza troppo alta, troppo grande, è ekpedematos, che è un genitivo, sarebbe il secondo termine di paragone, e noi diciamo troppo grande per il salto. Ekpedematos è un nome della terza in mamatos, forse ci sarà, vediamo, sì, ekpedema, ekpedematos è un nome in mamatos, è sempre neutro, è sempre della terza, e qui vuol dire salto, quindi troppo alta per il salto, quindi come infatti uno che trami mali ai nemici, nemici che sembrano essere amici, an fraxeian, quindi potrebbe tendere archiustata le reti pemones della sciagura oppure le insidie della sciagura iupsos ad un'altezza creison troppo grande ekpedematos per il salto e moi dagon od huc affrontistos palaeinei che spalaias else sunt chronogemen. Il punto è qui, quindi adesso guardiamo i verbi. Il verbo è else. Else è lo faccio con la lineetta semplice dei verbi. Else è un indicativo dell'aoristo di Ercomai, questo è facile, ma è sempre bene ricordarselo. Indicativo dell'aoristo di Ercomai, terza persona singolare attiva. Allora, vediamo qui, emoi è il dativo del pronome personale ego, quindi vuol dire a me. Agon ode è il soggetto e vuol dire questa lotta, facciamo le due lineette del soggetto. Agon è un nome in nasale della terza e fa, eccolo qua, agon, agonos, agoni, agona, agon, e poi agones, agonon, agosi, agonas, agones. Quindi a me questa lotta. Huc affrontistos, non senza, concordato con agon, quindi sempre le due lineette, non senza premeditazione, non senza premeditazione, vuol dire con molta premeditazione, palai è un avverbio che vuol dire anticamente, quindi non senza premeditazione da molto tempo, questo vuol dire, non senza premeditazione costituisce una litote, cioè sta praticamente negando il suo contrario per rafforzarlo ulteriormente, quindi vuol dire con molta premeditazione da molto tempo. Else, quindi è giunta,
Neikes palaiasse, di contesa Neikes palaias antica. Questo è un genitivo che va con lotta, quindi questa lotta, ci metto subito il genitivo di antica contesa, di contesa antico, di antica contesa, è giunta else a moi, uca frontisto spalai, quindi non senza premeditazione da molto tempo, sun crono gemen. Gemen qui attribuisce una sfumatura concessiva al complemento di tempo, sun crono, quindi diciamo pur con il tempo, anche se con il tempo. Quindi a me questa lotta di antica contesa è giunta non senza premeditazione da tempo, pur con il tempo, pur anche se con il tempo. Esteca ens epais ep exergas menois, punto, quindi è finito qui. I verbi qua sono esteca, faccio la lineetta semplice. Esteca è facile da riconoscere, è l'indicativo del perfetto di istemi, quindi indicativo perfetto prima persona singolare di istemi. Poi abbiamo epaisa con la elisione dell'alfa, quindi epaisa, che è l'indicativo dell'auristo di paio, prima persona singolare. E poi abbiamo eixar, no, exergas menois, che è un participio del perfetto di exergasomai, e propriamente è un dativo o maschile o neutro del medio passivo, perfetto medio passivo. Quindi un verso costituito praticamente da soli verbi. Quindi esteca. Esteca, ecco, il perfetto di istemi si può tradurre anche con un presente con valore risultativo. Quindi io sto qui. Ensa è un avverbio di relativo di luogo, dove, epaisa, quindi dove ho colpito. Epi exergas menois è un neutro, è un dativo neutro, vuol dire secondo cose compiute per dovere, quindi secondo cose compiute in modo giusto, ovviamente dal suo punto di vista, cioè per Clytemnestra l'assassinio del marito è stata un'azione giusta. Quindi io sto qui dove ho colpito ep exergas menois, quindi secondo azioni compiute in modo giusto, per dovere. Tutto è nel verbo exergasomai. Uto depraxa, caetada uc arnesomai, os mete feugen mete amiunestai moron. Qui abbiamo il punto, il primo verbo è epraxa, in cui è facile riconoscere l'indicativo dell'auristo di prasso o pratto, ed è una prima persona singolare. Poi abbiamo arnesomai, che invece è un futuro, e precisamente è un indicativo futuro medio prima persona singolare del verbo arneomai. Arneomai, eccolo qui. Poi abbiamo feugein, che è un infinito presente del verbo feugo. Abbiamo amiunestai, che è un infinito presente medio passivo del verbo amiuno, quindi infinito presente medio passivo. Poi abbiamo il punto basta. Allora, uto è, diciamo, anticipa la consecutiva nella frase successiva, uto os. Quindi diciamo uto epraxa, così ho agito. Poi c'è un inciso, una pausa, caetate ucarnesomai, vuol dire e queste cose non negherò, e queste cose non negherò, quindi non negherò queste cose, non negherò di averlo fatto. Ho agito così che, quindi in modo tale che, né mete è in anafora con l'altro mete, lo segno con colori diversi per farlo vedere bene, ci metto l'azzurrino, è in anafora con l'altro mete, quindi in modo tale che né fuggisse, ovviamente il soggetto sottinteso è Agamennone, quindi né fuggisse né potesse fuggire, quindi né amiunestai né si difendesse, mo vuole l'accusativo della cosa da cui ci si difende, moron è il destino di morte, quindi in modo tale che né fuggisse né si difendesse dal destino di morte. Poi abbiamo i prossimi versi. A questo punto, questo lo passerei nella pagina successiva, così si vede meglio. Eccolo qui.
Allora, perché il punto lo troviamo qua giù, è piuttosto lontano. Aperon amphiblestron os per ixion peristichizo, Pluton eimatoscacon, paio de niendissa. No, abbiamo un punto e virgola, ci possiamo fermare qua. Allora, i verbi sono peristichizo. Peristichizo è un indicativo presente del verbo peristichizzo, prima persona singolare, quindi non c'è niente da dire. E poi abbiamo paio, che è un indicativo presente, prima persona singolare, del verbo paio. Allora, dunque, il verbo peristichizzo è la prima persona singolare, quindi il soggetto sottinteso sono io. Io, peristichizzo, avvolgo attorno un complemento oggetto amphiblestron, quindi una rete aperon infinita, os per ixion, come di pesci, noi in italiano forse diciamo meglio come per i pesci, ixion ricordiamocelo che è un nome della terza declinazione, vuol dire pesce per l'appunto, e fa ixius, ixuos, rivediamo nella flessione, ixius, ixuos, ixui, ixun, ixu, ixues, ixuon, eccolo qua il genitivo plurale, ixius, ixus, ixues, e vuol dire pesci. Quindi io avvolgo attorno, naturalmente attorno a lui, attorno al marito, amphiblestron, una rete aperon infinita, os per ixion, come per i pesci. Poi abbiamo la posizione di rete, è questa serie di parole, Pluton, ricchezza, cacon, funesta, eimatos, di manto, di veste. Ricchezza funesta di veste vuol dire veste riccamente funesta. Le parole si possono mettere in qualunque modo. Comunque la lettera sarebbe ricchezza funesta di veste, di manto, di veste oppure di manto. E questa è una sarcastica rivelazione della vera natura della trappola che lei ha appena fatta. Si tratta di un manto molto pregiato che gli ha avvolto attorno. Poi dice paio de nin dis, colpisco lui due volte. Paio vuol dire colpisco e nin vuol dire lui, sta per auton. Dis è un avverbio numerale due volte. Canduoin o oimogmatoin mezzecen autu cola. Arrivo al punto di Karen. Kai peptokoti triten ependidomi tu kataxonos adu necronsoteros euctaian Karin. Allora, i verbi qui sono mezzecen. Mezzecen è un indicativo dell'aoristo, terza persona singolare attivo, del verbo meziemi. Dunque, perché non lo dà? Ah sì, perché c'è la nie felcistica e quindi lo trae in inganno. Indicativo dell'aoristo, terza persona singolare del verbo meziemi, attivo. Poi abbiamo peptokoti. Peptokoti è un participio del perfetto di pipto. Eccolo qui, participio del perfetto di pipto ed è un dativo che può essere o maschile o neutro, attivo. Poi abbiamo ependidomi. Ependidomi è composto di didomi, come è evidente, ed è un indicativo presente prima persona singolare di un verbo composto da didomi e da due preposizioni, epi ed en. Poi il prossimo verbo, basta, non ce ne sono più in questa parte. Torno su al verso 1384 e vedo can, che è una crasi per kai en. Kai en duoin, oimogmatoin, e vuol dire e con due gemiti, dove len ha valore strumentale, e con due gemiti. Allora, omogmatoin è un duale, già c'è duo, il numerale duo, che vuol dire, eccolo qua, è un duale, fa oimogma nominativo, singolare, poi omogmatos, quindi un nome immamatos, ed eccolo ha il duale qui, non lo segna, allora lo dico io, omogmatoin è un duale, preceduto fra l'altro dall'aggettivo numerale duale, quindi insomma è chiaro, con due gemiti.
Allora, Metzeken è un indicativo dell'auristo, l'abbiamo visto prima, di Metziemi, e vuol dire abbandonare, quindi con due gemiti abbandonò autu kola, dunque kola vuol dire le membra, e autu, certo, lo potremmo considerare il genitivo di autos, quindi sarebbe le membra di lui, quindi le sue membra, ma forse è meglio qui considerarlo come avverbio. Autu vuol dire, come avverbio vuol dire lì, abbandonò lì le membra, quindi è morto lì, su quel, in quel posto, ha abbandonato lì le sue membra. Poi kai peptokoti, quindi e sottinteso a lui peptokoti caduto, perché peptokoti viene da pipto e che vuol dire cadere, quindi e a lui caduto a terra. Io ependidomi vuol dire sferro in aggiunta, quindi do in aggiunta, quindi sferro in aggiunta, un triten sottinteso colpo, quindi un terzo colpo. Triten vuol dire terzo, sottinteso colpo. E questo terzo colpo è un euktaian karin, quindi euktaian vuol dire votivo e karin vuol dire ringraziamento, quindi un ringraziamento votivo. Un ringraziamento votivo tu va con adu, quindi noi diciamo ringraziamento votivo a, loro invece mettono il genitivo, quindi un ringraziamento votivo a, noi diciamo ad ade, quindi adu, kataxonos, ade sottoterra, quindi ade infero. Allora kataxonos, xonos è il genitivo di xon, xonos, anche questo è un termine molto ricorrente, vale la pena ripassarlo. Xon, xonos, xonix, xon, quindi questo è un genitivo, ad ade sottoterra, quindi ad ade infero. E a posizione di Ade è Soteros, quindi vuol dire salvatore, Necron dei morti. Soteros viene da Soter Soteros, quindi è un genitivo del termine Soter Soteros, che vuol dire salvatore. Eccolo qua, Soter Soteros, genitivo, Soteri, Sotera, vi faccio vedere la flessione, così volendo potete fare un fermo immagine e ripassare il termine. Quindi Soteros, salvatore, Necron dei morti, a posizione di Ade. E siamo arrivati qui e quindi riprendiamo la lettura. Uto ton autu tsiumon ormai neipeson, kakfusion oxeian aimatos phagen, ballei me eremne psakadi, phoinias drosu, kairusan uden esson e diosdoto, ganei sporetos kalukos en lokeumasin. Qui abbiamo il punto e quindi andiamoci prima di tutto a vedere i verbi. Allora, il primo verbo è ormainei, che è un indicativo presente del verbo ormaino, questo è molto facile. Non lo mette neanche, vabbè, insomma, comunque lo diciamo noi, ormaino, e questo è ormai nei terza persona singolare attivo. Peson è un participio dell'auristo del verbo pipto, che abbiamo incontrato anche prima, quindi questo è participio dell'auristo nominativo maschile singolare del verbo pipto, dello stesso verbo prima avevamo trovato peptokoti, quindi peptokoti, che segnerò, facciamo in violetto insieme a Peson, che segnerò sempre in violetto, costituiscono un poliptoto verbale, cioè il verbo che è presentato in due modi, in due tempi diversi. Quindi Peson è participio dell'auristo. Poi andiamo avanti con l'analisi del verbo. Dei verbi qui, anche qui trovo un verbo, anche se mescolato in crasi con kai, perché kak fusion viene da kai ek fusion, che è un participio presente di ek fusiao. Poi abbiamo ballei, che è un indicativo presente del verbo ballo. E poi abbiamo kairusan, kairusan è un participio presente e accusativo femminile, eccolo qua, singolare del verbo kairo. E poi penso che i verbi siano finiti qui. Allora andiamo a tradurre, partiamo da uto. Allora, così ormainei esala, peson, cadendo è un participio dell'auristo, ma qui non sta bene essendo caduto, qui lo indichiamo proprio come azione puntuale. Quindi uto, così, e ormai ne esala peson cadendo, che cosa esala? Ton autu tsumon.
la sua vita. Notiamo che ton va con summon e è l'articolo di summon e dentro, in posizione attributiva, c'è il riflessivo. Mi raccomando, questo è un riflessivo e ce lo dice lo spirito aspro. Cac fusione e soffiando fuori oxeian un'impetuosa sfagen ferita aimatos di sangue. Quindi soffiando fuori ecfusion, una oxeian è l'aggettivo che va con sfagen ed è l'aggettivo di oxus, eccolo qui, di oxus, oxeia, oxu. Questo per l'appunto oxeia è il femminile, oxus sarebbe il maschile, oxu senza il sigma sarebbe il neutro. Quindi un'impetuosa sfagen ferita di sangue. Allora è chiaro che uno non soffia fuori la ferita, soffia fuori il fiotto di sangue, quindi possiamo considerare sfagen una metonimia. Lo scrivo per ricordarcelo, una metonimia, ecco. Allora, ballei me, colpisce me, quindi mi colpisce. Mi colpisce con che cosa? Con psacadi. Psacadi vuol dire propriamente, viene da, vediamo se Lexigram ce lo dà, direi di sì, eccolo qua, viene da psacasse, psacados, ed è un dativo con valore strumentale che vuol dire spruzzo, scroscio. Quindi mi colpisce con uno scroscio, e com'è questo scroscio? È eremne, cioè tetro, con uno scroscio tetro. Vediamo che il nome è appunto femminile, fa facas facados ed è un femminile, con uno scroscio tetro di drosu, di rugiada. L'immagine che ci dà Eschilo è veramente straordinaria, per dire che lo colpisce con questo fiotto di sangue, dice che lo colpisce con uno scroscio tetro di rugiada. Ma com'è questa rugiada? Come fa il sangue ad essere paragonato alla rugiada? Ecco, rugiada che fa drosos drosu, che è un femminile della seconda, di rugiada, e questa rugiada è foenias, sanguigna. Beh, qui viene a costituirsi uno splendido ossimoro, perché il sangue tetro è qualcosa di scuro, di terribile. La rugiada invece ci suggerisce un'immagine idilliaca della natura, quindi l'accostamento dei due termini realizza un efficacissimo ossimoro. Allora, Kairosan è concordato con me. Kairosan è concordato con me, ci metto un giallo così è immediatamente visibile, quindi colpisce con tetro scroscio, con tetro spruzzo di rugiada sanguigna. Chi colpisce, colpisce me, colpisce me, e Kairosan participio me che godevo, me che godevo, uden esson per nulla meno. Ricordiamoci che esson è il comparativo. Perché qua sta sbagliando? Ah, beh, lo mette addirittura come imperfetto di aisso. Ah, certo, è vero, potrebbe essere anche l'imperfetto di aisso, ma non è questo caso. In questo caso, esson è il comparativo di oligos, di kakos, che vuol dire meno, insomma, meno cattivo, in questo caso meno. Quindi, per nulla meno, e è un secondo termine di paragone che. Per nulla meno, quindi vorrebbe dire che introduce il secondo termine di paragone. Il secondo termine di paragone è dato da ha come soggetto sporetos, che vuol dire un campo seminato. Un campo seminato, ganei e diosdoto sono due dativi concordati tra di loro, quindi ganei vuol dire splendore. Vediamo se Lexigram ci dà la flessione. Eh sì, è un nome neutro della terza, fa ganus ganus, ganei è il suo dativo, quindi dello splendore, concordato con lo splendore è diosdoto, che vuol dire indotto da Zeus. Quindi ricomincio da capo. Allora, me che gioivo per nulla meno, allora non ce la faccio a mettere e con il che, ho bisogno di mettere di quanto, perché devo fare una frase comparativa. Quindi di quanto sottinteso gioisca, di quanto gioisca, il soggetto è sporetos,
che vuol dire un campo seminato, quindi di quanto gioisca un campo seminato, gioisce di che cosa? Ancora dativo, dello splendore, e questo splendore è un diosdoto, cioè dono divino, doto è il dono, dios è di Zeus, quindi dono mandato da Zeus. Che cos'è il dono mandato da Zeus? È la rugiada, quindi un campo gioisce di questo splendore mandato da Zeus, la rugiada o anche la pioggia, quindi un campo ha bisogno della pioggia, ha bisogno di acqua, rugiada o pioggia sono sicuramente degli elementi positivi, terapeutici per i campi. Quindi me che gioivo, quindi vuol dire che praticamente Clitemnestra sta gioendo di quel sangue, così come un campo seminato gioisce dello splendore. Splendore, Ganei, Diosdoto, mandato da Zeus, en locheumasin è un dativo neutro plurale di locheuma, vediamo se me lo dà, sì, locheuma, dativo neutro plurale, un nome mamatos, locheuma, locheumatos, che vuol dire sbocciare, sarebbe l'atto dello sbocciare, noi non possiamo assolutamente metterlo al plurale, quindi negli sbocciari non è assolutamente possibile in italiano, quindi nello sbocciare, e calucos è un genitivo, eccolo qua, vediamo se me lo dà, sì, calux, calucos è un genitivo della terza declinazione in gutturale, calux, calucos, caluchi, questo è un genitivo e vuol dire del chicco delle spighe, quindi nello sbocciare, quindi nel momento del fiorire, insomma, calucos del chicco delle spighe. Quindi ha un'immagine tetra e sanguigna, quella di lei che gode a vedere il sangue del marito, si accosta a questa immagine invece piacevole del campo che gioisce per la pioggia, della rugiada e dello sbocciare delle spighe, quindi veramente uno straordinario ossimoro, un'immagine molto potente. Allora, qua vado a capo, arrivo, il punto arriva a Epeucome, quindi os ode conton presbos argeion tode cairoto anne e cairote, anzi qui si è elisa la epsilon, cairote anne ei cairote ego de peucomai. Allora, i verbi sono econton, che è un genitivo maschile plurale del participio presente di eco, potrebbe essere maschile, ma potrebbe essere anche neutro, a dire la verità, quindi come sicuramente ci suggerisce l'hexagram, quindi potrebbe essere un genitivo maschile o neutro plurale del participio, è vero che potrebbe essere anche un imperativo, come ci dice giustamente l'hexagram, ma non è questo il caso. Poi abbiamo il prossimo verbo è kairoite, manca la epsilon che si è elisa, e che è in anafora con il kairoite successivo, quindi qui c'è un anafora, c'è un'anafora. Allora, kairote, an ei kairote, costituisce un brevissimo periodo ipotetico di terzo tipo della possibilità dove kairote numero 1 è con an, e quindi abbiamo l'apodosi, kairote numero 2 è preceduto da ei ed è costituisce la protasi. E fra l'altro le parole sono disposte a chiasmo, quindi c'è un'anafora ma c'è anche un chiasmo, perché kairote sta estremo, sta con l'estremo, e le due parti centrali che definiscono il periodo ipotetico sono appunto al centro. Quindi, kairote, potreste gioire se gioiste, e poi dentro qui c'è il vocativo presbos. Dunque, il presbos vuol dire propriamente anzianità. È un termine molto solenne, invece di dire anziani dice o anzianità venerabile, ecco, sarebbe questa anzianità venerabile degli argivi, impossibile da tradurre così, Clitemnestra sta usando un tono molto solenne, ma noi in italiano abbiamo bisogno di dire o venerabili anziani di Argo, noi non riusciamo a dirlo in un altro modo, comunque sarebbe questa venerabile anzianità di argivi, Argeion di Argo oppure di argivi, insomma. Quindi, o venerabile anzianità di argivi, potreste gioire se gioiste, che vuol dire praticamente se
volete gioire, avete motivi per farlo. E nella parte centrale abbiamo os, ode, conton. Questo è chiaramente un genitivo assoluto con valore causale di tipo soggettivo, perché os ci dà la sfumatura della soggettività e noi in italiano diciamo poiché le cose stanno così. Ecco, qui c'è anche un'altra regola da dire, eco più avverbio che vuol dire essere, stare. Quindi, poiché ritenete che le cose stiano così, oppure semplicemente poiché le cose stanno così, o venerabile anzianità di argivi, quindi o venerabile anziani di Argo, potreste gioire se voleste gioire, quindi se gioiste, potreste gioire se gioiste, cioè avreste motivo di gioire se voleste farlo. Ego de peucomai, io, ecco, questo è l'altro verbo che dovevamo sottolineare, che è un indicativo presente, prima persona singolare, di epeucomai, che vuol dire vantarsi, quindi io, il de qui sta ad indicare per parte mia, io per parte mia me ne vanto, quindi loro se vogliono posso gioire, Clitemnestra invece se ne vanta. Eiden preponton oste epispendein necro, todan dicaios enne, io per dicos men un. Allora, i verbi sono preponton. Preponton è un genitivo plurale del verbo prepo, eccolo qua. È un genitivo maschile o neutro plurale del participio presente del verbo prepo. Poi abbiamo epispendein, che è un infinito presente del verbo epispendo. Poi abbiamo en. Anche prima c'era un N, quindi i due N sono in anafora e sono entrambi indicativi imperfetti del verbo essere, quindi N è in anafora e poi basta, i verbi finiscono qui. Allora, eide en, quindi qui riconosciamo eide en a cui corrisponde sotto ei an di kaios en. Allora, se prima eravamo di fronte ad un periodo ipotetico della possibilità di terzo tipo, adesso siamo di fronte ad un periodo ipotetico dell'irrealtà di quarto tipo, dove viene applicata proprio la regola ei più indicativo dei tempi storici nella protasi, an più indicativo dei tempi storici nella apodosi. Quindi, eiden, traduciamo, se fosse. Preponton è un genitivo plurale, abbiamo detto maschile neutro, qui è neutro, se fosse tra le cose convenienti. Ecco, e qui ci troviamo di fronte ad una costruzione sintattica veramente anomala, l'ho anche scritto perché ve lo possiate ricordare, una costruzione sintattica veramente anomala, perché oste è, diciamo, è una congiunzione consecutiva, quindi introduce una consecutiva. Ma se io lo faccio proprio alla lettera, sarebbe se fosse tra le cose convenienti, cosicché epispendein fare libagioni su un morto. È veramente impossibile in italiano. Allora, praticamente abbiamo una situazione di questo tipo, cioè che questa consecutiva espressa con oste più infinito fa da soggetto a eiden. Quindi in italiano sarebbe meglio renderlo semplicemente con un infinito. Quindi se fosse tra le cose convenienti, ecco, fare libagioni su un morto. Epispendein vuol dire fare libagioni e necro vuol dire morto. Quindi fare libagioni su un morto. Se invece preferiamo dare proprio l'idea un po' della conseguenza, allora possiamo suggerire questa traduzione. Se fosse tra le cose convenienti, arrivare al punto di, ecco, oste, così lo rendo un po' più consecutivo. Arrivare al punto di fare libagioni epispendein necro su un morto, andikaios en, quindi sarebbe giusto, nel senso di sarebbe giusto fare queste libagioni, quindi sarebbe giusto farlo, tode su questo, cioè su questo morto, su Agamennone. E poi si corregge e dice menun, anzi, iuperdicus, quindi dicaios è il primo avverbio, iuperdicus è il secondo che ha uno iuper in più, quindi più che giusto diremo noi in italiano. Quindi se fosse tra le cose convenienti fare libagioni su un morto, oppure arrivare al punto di fare libagioni su un morto, andikaios en, sarebbe giusto fare queste libagioni tode su questo morto, menun, anzi, iuperdicos, più che giusto. Toson de crater en domo isca con ode plesas araion autos ec pinei molon.
Allora, i verbi qui sono plesas, che è un participio dell'aoristo di pimplemi, vado a individuarlo così che lo possiate segnare bene. Participio dell'aoristo nominativo maschile singolare del verbo pimplemi. Poi abbiamo ekpinei, indicativo presente attivo del verbo ekpino. E anche molon è un participio, precisamente un participio dell'aoristo del verbo blosco. Ecco, questo è sicuramente un po' strano, in realtà ci sono delle precise regole fonetiche che portano da blosco all'aoristo molon, ma adesso sorvoliamo su questi passaggi linguistici e ricordiamoci semplicemente che molon è il participio dell'aoristo di blosco, nominativo maschile singolare attivo. Allora, la traduzione sarà ode, questo è il soggetto, questo nel senso di ode aner, questo uomo, ecco, mettiamo le doppie linee del soggetto, questo uomo, plesas, che ha riempito, concordato con ode, questo uomo che ha riempito un tosonde vacuncrater cratera, qui praticamente manca l'alfa, e si è elisa l'alfa e viene da crater crateros, non so se Lexigram me lo sì, me lo dà, viene da crater crateros, crateri cratera crater, e crateres craterum, cratersi crateras crateres, crateras crateres. Ecco, quindi questo è un accusativo, sarebbe questo, si è elisa l'alfa, quindi un così grande cratere di Cacon di misfatti e concordato con Cacon, che vuol dire di mali, quindi di misfatti, è Arion. Arion vuol dire maledizioni, quindi diciamo qua di misfatti che suscitano maledizioni. Allora, quest'uomo, avendo riempito un così grande cratere, Endomois, avevo dimenticato, nella casa, è un plurale poetico, un così grande cratere di mali, di misfatti che suscitano maledizioni. Ecco, un così grande cratere, in realtà non è grande il cratere, ma sono i mali ad essere grandi, quindi qui possiamo considerarlo un analage e dire che Tosonde lo possiamo riferire a Cacon, quindi avendo riempito un cratere di così grandi mali, quindi scriviamo analage, di così grandi mali nella casa, mali che suscitano maledizioni, autos, riferito sempre a quest'uomo, quindi sempre ad Agamennone, quindi nominativo e varrebbe come in latino ipse, egli stesso, ec pinei, beve, beve ma beve fino in fondo, l'ec davanti dà proprio l'idea del fino in fondo, beve fino in fondo, egli stesso beve fino in fondo, molon dopo essere ritornato, quindi molon participio dell'aoristo di blosco, abbiamo detto, quindi essendo ritornato, dopo essere ritornato. Il coro risponde con questi due versi, Thaumazo mensu glossan os thrasustomos, Etis toionde epandri compaseis logon. Allora, i verbi sono saumazomen, che è un indicativo presente, prima persona plurale attivo del verbo saumazo. Poi abbiamo compaseis, che è un indicativo presente, seconda persona singolare del verbo compazo. Questo è compazo, quindi è indicativo presente, seconda singolare attivo, e questo è saumazomen, che viene da saumazo, appunto. La traduzione, saumazomen, ci stupiamo, glossan, noi diciamo in italiano ci stupiamo di qualcosa, quindi della lingua su di te, quindi ci stupiamo della tua lingua, os, come, ci stupiamo di come, il verbo essere sottinteso, di come sia sasustomos, cioè sfrontata, quindi audace, temeraria. Poi, concordato con su, quindi ci stupiamo della lingua, sarebbe della lingua di te, concordato con su è etis, che è un pronome relativo indefinito, qui lo traduciamo come relativo, quindi della lingua di te che.
che quindi compaseis, che millanti, toionde va con logon ed è in forte iperbato, quindi tale discorso. Allora, il distaccamento di due parole che dovrebbero stare vicine si chiama, l'abbiamo già detto, iperbato, e pandrì sul consorte, quindi sull'uomo, sul marito, sul consorte ucciso, in pratica vuol dire. Questa la risposta di Clitemnestra. Peiraste mugne cos os aphrasmonos. Peiraste. Indicativo del presente di un verbo contratto è peirao, ed eccolo qui, quindi peiraste qui. Indicativo presente, seconda persona plurale del verbo peirao, che vuol dire tentare, mettere alla prova. È l'unico verbo della frase, quindi voi mettete alla prova me, mu, os gynaikos, come femmina aphrasmonos, sciocca. Allora, gynaikos ce lo ricordiamo bene, il genitivo di gynaikos, questa è la flessione, faccio il fermo immagine così che lo possiate ricordare, ripassare, e aphrasmonos invece è un aggettivo ed è nell'aggettivo della seconda classe in nasale, aphrasmonos è il suo genitivo ed è appunto un genitivo femminile singolare, questa è la flessione di un aggettivo in nasale come aphrasmon. Ego ad atresto cardia proseidotas lego ziudainein et mepsegen seles homoion utos esti agamemnon hemosposis necros de teste dexiasceros ergon dicaias tectonos tade ode ecei. Allora, i verbi qua sono eidotas, che è un participio accusativo maschile plurale di oida, e va con pros, quindi pros eidotas, pros più accusativo, eccolo qui. Lego, che è un indicativo presente del verbo lego, quindi dal verbo dire. Abbiamo poi due infiniti che sono ainein, infinito presente di aineo, e psegein, infinito presente di psego. Li faccio vedere così si fissano bene nella memoria. Infinito presente aineo, ainein, infinito presente di aineo, e psegein, infinito presente di psego. Abbiamo poi anche tseleis, già che ci sono lo faccio vedere, che è un indicativo presente della seconda persona singolare del verbo zelo o e zelo, qui l'hexagram fa vedere anche la forma e zelo, quindi l'indicativo presente seconda persona singolare attivo può fare zeleis oppure e zeleis. Poi abbiamo il prossimo verbo estin, indicativo presente al verbo essere, e ekei, che è un indicativo presente terza persona singolare del verbo eco. Allora, ego, io, è il soggetto di lego, quindi io. Dico in posizione fortemente enfatica, anzi parlo, diciamo, proseidotas a persone che sanno, a persone che sono al corrente, atresto cardia, quindi con cuore, e atresto vuol dire che non trema, noi riconosciamo l'alfa privativo, quindi intrepido, che non trema. Poi nell'inciso c'è scritto su riferito al coro, quindi voi, nobili anziani di Argo, tu. Dunque, vuoi, Zelei, vuoi lodarmi? Eite sarebbe sia che, ma in assenza dell'altro sia che in anafora possiamo tradurla anche con o vuoi biasimarmi, quindi lodarmi e biasimarmi sono due opposti, quindi tu vuoi lodarmi o vuoi biasimarmi? Homoion, sottinteso esti, è uguale per me. La frase in pratica molto ellittica vuol dire sia che tu voglia biasimarmi, sia che tu voglia lodarmi, per me è la stessa cosa, nel senso di non me ne importa niente. Utes estin Agamemnon, questo è Agamennone, emos il mio posis, il mio sposo, necros un morto, tesde dexias keros. Riconosciamo il nome Keros, che è il genitivo di Keir, Keiros, che a volte si scrive anche senza la iota, eccolo qua, Keir, Keiros. In attico di solito è Keiros, ma si può scrivere anche Keros, soprattutto nella lingua poetica. Quindi un morto di questa tesde dexias destra mano, Keros, quindi di questa mano destra, poi ergon, opera, quindi il morto è un'opera,
di Technos, di artefice, di Kaias, giusta? Quindi lei rivendica la legittimità di quell'assassinio. Vorrei farvi vedere Tectonos, che è un genitivo di un tema in nasale della terza, fa tecton, tectonos, che vuol dire artefice, quindi il nominativo è scritto con l'omega e questo è il genitivo, quindi è opera, quindi questo assassino, questo morto, è un'opera di un artefice, che sarebbe poi lei stessa, di Caias, giusta. Tade, queste cose. Ode echei, ancora una volta ripassiamo la regola dell'eco più avverbio, che vuol dire essere, stare in un determinato modo, quindi le cose stanno così, e con questa frase molto incisiva, molto breve, che non ammette replica, Clitemnestra conclude il suo forsennato discorso, pieno di gioia per aver assassinato il marito. Ciao a tutti, alla prossima traduzione. Buon lavoro!